Bentrovati, buon pomeriggio. Proseguiamo nel profilo biografico tratteggiato dal colonnello Boccaccia, e, che non è da confondersi con Giorgio Boccacci, il capo di Stato Maggiore del Quarto Corpo d'Armata, per intenderci, quello dell'alto taglio capelli. No, qui siamo nel 1930 e il curatore degli scritti del Marcelli traccia un breve profilo biografico introduttivo. L'ultima volta, insomma, è stato piuttosto drastico perché ha affermato che probabilmente il Marcelli nel suo insegnamento era stato appena appena dispersivo, tant'è che i comandanti, i protagonisti, ahimè, della trista giornata di Adua erano suoi alunni e quindi in qualche modo questo insegnamento eccessivamente culturale poteva averne depotenziato le doti più di efficacia militare, insomma. Ecco, sono in relazione le due cose? Non credo, però in questa introduzione sono posti in relazione. Si mise il Marcelli per la via di simili dubbi? Non è dato saperlo. Quello che si sa è che egli, con i suoi più fidati, si intrattenne a dibattere le vie ed i modi più idonei a uscire dalla difficile situazione abissina, complicatasi tanto a nostro danno a cagione della sconfitta. Benché esausto da grave e complesso lavoro, fu in quel tempo in attiva corrispondenza, specie con i generali Primerano, Longo, Sismondo. Credeva, con elevato spirito militare, di dover offrire, non per vana critica, bensì a scopo di valido consiglio, il frutto del suo ponderato esame dei fatti e le conseguenti induzioni. Molti in quel tempo parlarono, ma quanti con la competenza del Marcelli? Dopo la sfortunata guerra d'Africa, il Marcelli torna con nuova lena, come a sicuro spirituale rifugio, ai suoi studi storici e filosofici, senza però venir meno all'attività professionale, tanto più che in quel torno di tempo lo raggiungeva il grado di comandante di Corpo d'Armata, Bologna, ed egli non era uomo da trascurare il comando in nessun modo e per nessuna ragione. Un breve inciso: qui vengono posti in contrapposizione pensiero, cultura, concetti e sfera operativa. Pensiero e azione, diciamo che il binomio mazziniano qui non è considerato, anche seppur in altro contesto. Comunque, che dalla espansione del sapere possono scaturire azioni diverse. Ecco, è questo, è incisivo, il sapere deve risultare incisivo, mi soffermo ancora. Mentre qui no, ma io mi chiedo anche perché no? Probabilmente perché questo fatti e non parole, questo antico adagio, in qualche modo viene ripreso pesantemente ed esacerbato durante il ventennio, qui siamo nel 1930, e dal futurismo che, insomma, l'energia viene posta in primo piano, diciamo che questo dinamismo eccessivo, slegato dal pensiero, ricorda tanto, scusate l'immagine, un uomo senza testa. Abbiamo le mani, grazie al cielo, ma abbiamo anche la mente e la testa, il capo, diciamo. Ma, ecco, questo scindere le due cose è sempre pericoloso perché porta da un lato pensieri sterili, ecco, oziosi, e dall'altro canto porta delle azioni, un fare che non è ben diretto, ecco, senza scopo. Andiamo avanti, adesso abbiamo anche la colonna sonora perché ho un vicino musicista. Allora, vuol finire, sinché ne ha tempo e forza, la scienza della storia, precisamente di essa la terza grande parte. Le leggi storiche dell'incivilimento, sbozzata ma rimasta incompiuta per altre più urgenti necessità. Riesce infatti a compirla, non arriva a vederla stampata. Molto interessante un testo sulle leggi storiche dell'incivilmento, questa parte. In effetti i conflitti scandiscono, ahimè, le tappe dell'evoluzione della civiltà. E
nello stesso tempo c'è un forte e profondo legame fra esercito e nazione. L'esercito è qual è la nazione, se arriva il generale Capello. E sarebbe interessante vedere appunto questo parallelo di come si muove l'esercito, la struttura dell'esercito in relazione al pensiero filosofico, artistico della civiltà, insomma, ricostruire il tutt'uno del contesto, ecco. La molteplice fatica, l'età non più giovanile, l'esaurimento di una vita spesa tutta in lavoro febbrile, forse l'insoddisfazione per quella scienza positiva che non appagava tutti i dubbi dell'anima tesa alle verità supreme, gli causarono un annebbiamento tale dello spirito che spiegabile e logico il desiderio di chiudere la sua giornata terrena per averne pace e riposo. Sono passati da allora 30 anni e non pare sia di una qualche utilità la investigazione, se quel desiderio muovesse più dal dubbio intorno alle gravi ragioni delle correnti scientifiche avverse o più dal reale e irrimediabile esaurimento del suo organismo fisiopsichico. Beh, se l'organismo fisiopsichico è inserito in un contesto che in qualche modo ostile dal punto di vista culturale, sicuramente non ne trarrà giovamento. Noi, ecco, è molto teso il Boccaccio a separare i piani del discorso, cioè separare, distinguere i piani del discorso, d'accordo, renderli fra loro non comunicanti, oddio, è un po' è come separare i singoli organi, alla fine è anatomia, ma non è fisiologia, non si vede il funzionamento di un corpo. Noi propendiamo per questa seconda ipotesi, cioè che il Marcelli abbia avuto un cedimento psicofisico. D'altronde, quando il biografo può dire del suo personaggio egli fu uomo e compì rettamente, con frutto pieno, la sua giornata, cosa importa se la sua vita possa contare qualche anno di più o di meno? Ecco, importa che cosa ha svolto quella persona, quali sono stati i suoi compiti, l'incisività che tali compiti hanno avuto nel sentire, nella situazione generale. Quindi quelle biografie, non è questo è un semplice profilo biografico, ma le biografie che indulgono sui particolari privati e io aggiungo di nessun interesse se non finalizzati alla comprensione del profilo psicologico, ecco, gratuiti semplicemente per incoraggiare una curiosità non efficace, non una curiosità, diciamo, che ci abbia la nostra vista, il nostro raggio di comprensione, ma semplicemente una curiosità di sapere qualche cosa, tendenzialmente magari volto a sminuire la figura di un personaggio importante, beh, di quella pletora di generi letterari lì, francamente non se ne sente la necessità, almeno io la vedo così. Quando anche per ipotesi l'opera avesse una qualche relazione con la morte, non l'ho capita, basta al biografo di stabilire che al termine della giornata tutta l'opera del personaggio era compiuta e nulla restava da fare al tramonto. Mi permetto con rispetto di dissentire perché Béla Bartók, il musicista del Novecento, di fronte alla diagnosi in Fausta, e disse, si rammaricò perché aveva ancora moltissima musica nella mente da comporre. Quindi chi siamo noi per poter dire se qualcuno avesse fatto qualche cosa di altro, di diverso, avesse confutato magari cose espresse in precedenza, fosse ritornato sulle sue posizioni? Noi non possiamo dirlo, semplicemente ci limitiamo a vedere ciò che uno ha scritto e lo consideriamo alla luce del tempo presente per vedere che cosa ancora può darci.